Salve a tutti ragazzi, sono Tomstick, o se preferite Tommy, e bentornati qui sul canale. E come ogni anno, eccoci di nuovo qui a fare la reaction agli Oscar di quest'anno. L'anno scorso mi ricordo che non sono stati tutto sto granché perché erano veramente, veramente prevedibili. Invece speriamo che quest'anno, per questo 2024, ci sia almeno qualche sorpresa. Mi dispiace soltanto che da quando mi sono ammalato non sono riuscito a vedere due film, anzi tre film, che avrei tanto voluto vedere al cinema, che proprio purtroppo non ce l'ho fatta. Ovvero La Zona di Interesse, Past Lives e Perfect Days. Ahimè, dovrò aspettare un video a sto punto. Detto questo, io qui ho la lista di tutte le nomination, con all'interno chi secondo me vincerà e chi mi piacerebbe che vincesse. Mentre invece sul telefono ho la lista effettiva dei vincitori. Quindi vado alle ciance e direi di cominciare. Partiamo alla stragrande con miglior film. Diciamo che qui, io, come tutto il mondo, ci aspettiamo la vittoria di Oppenheimer, di Christopher Nolan, anche se, comunque, se dovesse vincere Povere Creature, ecco, sarei molto contento, perché comunque è un film che mi è piaciuto veramente tanto. Un Lanthimos un pochino più aperto al grande pubblico, ma nonostante ciò, davvero, davvero potente. Ovviamente se dovessero vincere a super sorpresa film come Anatomia di una caduta, The Holdovers, Killers of the Flower Moon o La Zona di Interesse, ecco, comunque sarei contento. Ah, giusto, anche Past Lives. Però vabbè, tanto vince Oppenheimer. Quindi andiamo a vedere. Miglior film. Non ha vinto American Fiction, non ha vinto Anatomia di una caduta, non ha vinto Barbie, non ha vinto The Holdovers, non ha vinto Killers of the Flower Moon. Mi sa che questa serata Scorsese non si è portato chissà quanti premi a casa, che è un dispiacere. Non ha vinto Maestro, vabbè. Non ha vinto Past Lives. Ha vinto Oppenheimer. Come volevesi dimostrare, ha vinto Oppenheimer. In generale sono contento perché comunque è stato un film che ho apprezzato tantissimo. Oppenheimer, tra l'altro, l'ho messo anche nella top di fine anno dell'anno scorso. Sono contento per Nolan e comunque per tutti quelli che ci hanno lavorato, anche se credo che a Nolan gli faccia più piacere il prossimo premio, ovvero quello alla regia. Infatti passiamo proprio alla miglior regia. Anche qui è praticamente sottintesa la vittoria di Christopher Nolan per Oppenheimer. E credo che dopo tutti questi anni di snobbamento da parte dell'Academy nei confronti del regista inglese, ecco, questo Oscar un pochino gli è dovuto. Comunque se dovessero vincere a sorpresa Glazer, Lanthimos o Scorsese, comunque sarei contento lo stesso. E andiamo a vedere. Allora, miglior regia. Non ha vinto Justin Triet, bella, bellissimo film, Anatomia di una caduta. Non ha vinto Jonathan Glazer per La Zona di Interesse. Non ha vinto Yorgos Lanthimos per Povere Creature. Ha vinto Christopher Nolan per Oppenheimer. Mi fa molto piacere, comunque, mi fa davvero piacere. Dispiace anche per uno Scorsese, però dopo tutti questi anni finalmente Nolan si è portato a casa un Oscar per comunque un film davvero grandioso, senza alcun dubbio uno dei suoi migliori. Passiamo a miglior attrice protagonista. E anche qui non è che ci sia chissà quale sfida. Le unici duellanti sono praticamente Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon ed Emma Stone per Povere Creature. Anche se comunque Sandra Huller in Anatomia di una caduta è stata veramente brava. Entrambe le performance, quindi quella della Gladstone e quella della Stone, comunque mi sono piaciute tantissimo. Molto diverse una dall'altra. La Gladstone più minimale, mentre invece la Stone proprio super istrionica. Però per quanto mi riguarda, se vado a pensare un pochino come ragiona l'Academy, credo che l'Oscar se lo porterà a casa Lily Gladstone. Un po' perché, se non sbaglio, Emma Stone ha già vinto un Oscar, se non due. Oddio, sai, non me lo ricordo. Forse The Help e La La Land? Non mi ricordo. Mentre invece la Gladstone è la sua prima candidatura e in più sarebbe anche la prima donna nativa americana a vincere un Oscar. Quindi ecco, punto sulla Gladstone. Andiamo a vedere. Allora, non ha vinto Annette Bening per Niad. Non ha vinto la Gladstone, attenzione, non me lo sarei mai aspettato, veramente. Sì, ok, la battaglia era tra la Stone e la Gladstone, però non me lo sarei aspettato. Non ha vinto Sandra Huller. Non ha vinto Carey Mulligan per Maestro. Ha vinto Emma Stone per Povere Creature. Contentissimo perché la sua performance l'ho adorata, è stata veramente incredibile. Ma per come ragionava l'Academy mi sarei aspettato molto di più la Gladstone. Super sorpresa, cioè super no, però una bella sorpresa. L'unica cosa è che ora la mia paura è che Killers of the Flower Moon non si porti nessun Oscar a casa in questa serata. Staremo a vedere. Passiamo a miglior attore protagonista. Anche qui, salvo sorprese, l'unico papabile vincitore è Cillian Murphy per Oppenheimer. Però boh, a sto punto non vorrei che arrivasse tipo Paul Giamatti a prendere gli Oscar. Tra l'altro sta meritata perché anche lui ho apprezzato tantissimo la sua performance in The Holdovers. Però no, qui se la porta a casa Murphy per Oppenheimer. Quindi non ha vinto Bradley Cooper per Maestro, non ha vinto Colman Domingo per Rustin,
Non ha vinto Paul Giamatti per The Holdovers, ha vinto Cillian Murphy per Oppenheimer. Vabbè, questo si sapeva da mesi, diciamo, quindi non è una grande sorpresa. Meritato, è stato bravissimo nel ruolo di Oppenheimer. Contento. Credo anche che per miglior attrice e miglior attore non protagonista non credo ci siano chissà quali sorprese. Infatti passiamo a miglior attrice non protagonista. Qui la più papabile è la Divine Joy Randolph per The Holdovers. Anche perché togliendo la Brooks e la Foster, che non ho visto quei film, gli altri non è che abbiano fatto chissà quale performance. Insomma, tra queste direi che la Randolph è la più convincente. Detto questo, andiamo a vedere. Non ha vinto Emily Blunt per Oppenheimer, non ha vinto Danielle Brooks per Il Colore Viola, non ha vinto America Ferrera per Barbie, non ha vinto Jodie Foster per Naiad e ha vinto Divine Joy Randolph per The Holdovers. Come volevesi dimostrare? Beh, questa era abbastanza chiamata. Passiamo a miglior attore non protagonista. Anche qui Robert Downey Jr. ha già l'Oscar in mano per Oppenheimer, anche se personalmente a me De Niro in Killers of the Flower Moon mi è piaciuto tantissimo. Però visto un po' la trasformazione di Downey Jr., visto comunque anche la sua interpretazione che comunque lascia il segno, senza alcun dubbio se lo porterà lui l'Oscar a casa. Quindi andiamo a vedere. Allora, non ha vinto Sterling K. Brown per American Fiction, non ha vinto Robert De Niro per Killers of the Flower Moon, purtroppo. Ha vinto Robert Downey Jr. per Oppenheimer e ci sta, ci sta. Anche Gosling e Ruffalo rimangono a bocca asciutta. Insomma, nessuna sorpresa, come probabilmente non ci sarà nessuna sorpresa anche per il miglior film internazionale. Difatti abbiamo Io Capitano di Garrone oppure Perfect Days di Mendes, però credo proprio che qua l'Oscar se lo porterà a casa la zona di interesse di Glazer. Visto soprattutto che non si è portato a casa il miglior film. Non ha vinto Io Capitano, dispiace per Garrone. Non ha vinto Perfect Days, non ha vinto La Società della Neve, non ha vinto La Sala Professori, Das Lehrer Zimmer, credo sia quello. Ha vinto La Zona di Interesse di Glazer. E niente, questa cosa mi mette ancora più dispiacere il fatto di non essere riuscito a vederlo al cinema questo film, anche perché ne sto sentendo parlare benissimo e niente, mi girano abbastanza. Ecco, da qui in poi potrebbero cominciare ad esserci un po' di sorprese. Migliori costumi. Ora, tra i film in gara, quindi qui abbiamo Barbie, Killers, Napoleon, Oppenheimer e Povere Creature, io sinceramente mi aspetto la vittoria di Povere Creature. Però, se si portassero qualcosa a casa, che ne so, Killers o Napoleon, comunque sarei anche contento. Oddio, potrebbe anche arrivare Barbie in contropiedi e vincere, però insomma, tra i costumi di Barbie e di Povere Creature ho preferito la seconda. Andiamo a vedere. Migliori costumi. Non ha vinto Barbie, non ha vinto Killers of the Flower Moon, non ha vinto Napoleon, non ha vinto Oppenheimer, ha vinto Povere Creature. Vabbè, dai, ci sta la stragrande. Credo che per le prossime due categorie abbiamo come vincitore Oppenheimer, perché abbiamo miglior sonoro e miglior colonna sonora. Tra i candidati per miglior sonoro, quindi The Creator, Maestro, Mission Impossible, Oppenheimer, La Zona di Interesse, sinceramente lo darei ad occhi chiusi ad Oppenheimer. Miglior sonoro, non ha vinto The Creator, non ha vinto Maestro, non ha vinto Mission Impossible, non ha vinto Oppenheimer, ha vinto La Zona di Interesse. Cavolo, che sonoro c'ha La Zona di Interesse? Mi sale l'interesse a sto punto. Che bella sorpresa, veramente una bella bella sorpresa. Non me lo sarei mai aspettato. Oh, secondo me Oppenheimer aveva già l'Oscar in mano. Madonna ragazzi, che voglia di vedere La Zona di Interesse. Spero, guarda, spero di riuscire a vederlo prima che esca dai cinema. Ci spero veramente. Invece per la prossima categoria, miglior colonna sonora, tra American Fiction, Indiana Jones, quindi l'ultimo film composto da John Williams, Killers of the Flower Moon, bellissima colonna sonora di Killers, Oppenheimer e Povere Creature, credo che qui Oppenheimer sia il vincitore. Goranson ha già l'Oscar in mano per quanto mi riguarda. Miglior colonna sonora, non ha vinto American Fiction, non ha vinto Indiana Jones e il Quadrante del Destino, non ha vinto Killers of the Flower Moon, anche se comunque è una colonna sonora bomba, ha vinto Oppenheimer, ha vinto Goranson e ci sta alla stragrande perché c'ha dei pezzi, dei temi Oppenheimer che sono incredibili, veramente incredibili. Un po' zimmeriani, però veramente fantastici. Prossima categoria, miglior sceneggiatura non originale. Diciamo che tra i titoli in gara vorrei che vincesse Povere Creature, però non vincerà. Credo che il duello sia tra American Fiction e Oppenheimer, però credo che in questa categoria potrebbe vincere American Fiction, perché da un certo punto di vista è anche un film abbastanza coraggioso e anche strano da vedere qui all'Academy da un certo punto di vista. Allora, miglior sceneggiatura originale, non originale,
ha vinto American Fiction. Ci sta la stragrande. Ci sta, sono contento perché comunque è un bel film e sono contento che abbia avuto questo premio. Così per ora sono molto meritocratici, a parte per il povero Scorsese che veramente è la seconda volta che viene bistrattato per ora agli Oscar, sia con The Irishman che ora con Killers. Passiamo a miglior sceneggiatura originale. Anche qui abbiamo un pochino un duello perché abbiamo Anatomia di una caduta e The Holdovers, entrambi film stupendi. Credo nella vittoria di Anatomia di una caduta, però se dovesse vincere il Dovers sarei comunque contento. Andiamo a vedere. Allora, ha vinto Anatomia di una caduta. Ci sta alla stragrande, anche perché, non lo so, per una cosa strana che non ho ben capito, Anatomia di una caduta non sta tra i film internazionali, però sta al miglior film in altre candidature, quindi sono contento che comunque sia riuscito a portarsi a casa qualcosa. E il miglior sceneggiatore originale gli calza a pennello. Passiamo a miglior scenografia. Ora, detto tra noi, non può vincere Barbie. Io qui spero veramente nella vittoria di Povere Creature, che ha delle scenografie veramente incredibili. Quel gotico che si sposa con l'Art Nouveau, delle cose mi hanno fatto impazzire. Però se dovesse vincere Killers sarei comunque contento perché ha delle scenografie bomba. Sinceramente, nonostante tutte le ricostruzioni fatte a modino, non lo darei a Oppenheimer. Credo che ci sia di meglio in questa categoria. Miglior scenografia. Non ha vinto Barbie. Non ha vinto Killers of the Flower Moon, dispiace. Non ha vinto Napoleon. Non ha vinto Oppenheimer. Ha vinto Povere Creature, ma è ovvio. Cioè, dopo che vedi quelle scenografie, cioè, aveva già l'Oscar in mano. Sono incredibili le scenografie di Povere Creature. Passiamo a miglior canzone originale. Qui credo sia l'unico Oscar che si porterà a casa Barbie in questa serata. Infatti credo che tra i candidati vincerà Billie Eilish per What I Was Made For. Miglior canzone originale. Non ha vinto American Symphony. Non ha vinto Barbie per I'm Just Ken. Vabbè, ci sta. Non ha vinto Killers of the Flower Moon. Non ha vinto Flaming Hot. Ha vinto Barbie per What I Was Made For. Ci sta perché effettivamente la canzone è molto molto bella. Passiamo a miglior montaggio. E credo che qui se lo porterà a casa Oppenheimer il premio. Anche se comunque il montaggio di Anatomia di una caduta non è male. E anche Killers, insomma, cavolo, io gli darei qualcosa a Killers perché se lo merita. Però no, vabbè, qua vince Oppenheimer. Per quanto mi riguarda, senza alcun dubbio. Per come ha costruito questo film di 3 ore, super ritmato. Per come ha gestito anche la parte di Robert Downey Jr. Insomma, secondo me è molto interessante, quindi daranno il premio a lui. Allora, non ha vinto Anatomia di una caduta. Non ha vinto The Holdovers. Non ha vinto Killers, poverino. Ha vinto Oppenheimer, sì, vabbè, qua ci sta. Devo dire la verità, qua ci sta effettivamente. Anche se personalmente l'ho trovato anche troppo ritmato il montaggio di Oppenheimer, però quelli sono gusti. Però effettivamente tra i candidati direi che è il più meritevole da un certo punto di vista. Passiamo a miglior fotografia, e qui sì che è interessante. Potrebbe essere l'ennesimo Oscar che daranno Oppenheimer per, diciamo, un po' fargli salire gli Oscar, la lista degli Oscar. Però sinceramente qua mi piacerebbe che vincessero o Killers, che è una fotografia della Madonna, oppure Povere Creature. Però, non lo so, credo che vincerà anche qua Oppenheimer. Perché mi sa che è quel tipo di film un po' l'assopigliatutto dell'Academy di quest'anno. Ogni anno ce n'è uno, che sia Dune, che sia Il Signore degli Anelli o altri. C'è sempre il film che arraffa più Oscar, ecco. E credo che miglior fotografia potrebbe vincere un'altra volta Oppenheimer. Anche se secondo me Killers e Povere Creature sono più meritevoli. Andiamo a vedere. Allora, non ha vinto Il Conte, che devo recuperare. Non ha vinto Killers of the Flower Moon, dispiace. Non ha vinto Maestro. Ha vinto Oppenheimer. Come volevasi dimostrare, sale la lista degli Oscar vinti di Oppenheimer. Qua un po' mi dispiace, nonostante sia una bellissima fotografia quella di Oppenheimer, quello senza alcun dubbio, anche la parte poi in bianco e nero dopo, però quella di Killers mi è piaciuta particolarmente, e lo stesso anche quella di Povere Creature. Anche l'utilizzo di vari tipi di pellicole in Povere Creature, però vabbè, hanno deciso così, ce lo facciamo andare bene. Passiamo a migliori effetti visivi. Anche qua è abbastanza interessante perché abbiamo The Creator, Godzilla Minus One, un altro che mi è rimasto qua che non sono riuscito a recuperare, Guardiani della Galassia Volume 3, Mission Impossible e Napoleon. Allora, credo che tra i candidati gli unici più papabili, quelli per cui tifo da un certo punto di vista, e i più papabili credo siano The Creator, che ha dei VFX da paura, e Godzilla. Entrambi i film, se ci pensate, che non hanno chissà quale budget alle spalle, però porca miseria se la resa è incredibile. Tra tutti questi credo di andare su Godzilla,
Però se dovessi vincere The Creator sarei comunque contento e nemmeno così tanto meravigliato, ecco. Migliori effetti visivi. Non ha vinto The Creator, ha vinto Godzilla Minus One. Sono molto contento anche se non l'ho visto e appunto mi viene ancora più la voglia di recuperare questo film. Anche perché Shin Godzilla io l'ho adorato e dicono a quanto pare che questo è ancora meglio, quindi ho un hype da paura, spero di recuperarlo il prima possibile. Oh, e ora per il prossimo Oscar sono veramente curioso. Infatti abbiamo miglior film d'animazione, ora qui la battaglia, l'unica battaglia è tra il ragazzo dell'airone e Spider-Man Across the Spider-Verse. Ci ho riflettuto parecchio perché comunque sono due film, entrambi che ho amato alla follia. E qui sinceramente non so come andrà a ragionare l'Academy, nel senso andrà a premiare un film che comunque, diciamo, ha incassato un botto e comunque è un signor film Spider-Man, oppure andrà a premiare un signore ottuagenario di 80 e passa anni con un film della Madonna che va un po' anche a riassumere tutta la sua carriera. Io sinceramente forse tra i due lo darei più al ragazzo dell'airone che a Spider-Man, che potrebbe vincere tra qualche anno con il terzo, e anche perché comunque ha già vinto con il primo Spider-Man. Mentre invece Miyazaki con Si alza il vento non aveva vinto nel 2013, se non sbaglio, quindi ci starebbe la grande se vincesse lui. Però se dovesse vincere Spider-Man Across the Spider-Man sarei comunque contento. Andiamo a vedere, e qui sono veramente curioso, all'Oscar che attendevo di più di questa serata. Miglior film d'animazione. Oh, ha vinto il ragazzo dell'Arone, mi fa veramente piacere. Mi fa veramente, veramente piacere. Nonostante abbia amato tantissimo Spider-Man, però tra questi due effettivamente anch'io avrei premiato il ragazzo dell'Arone. Infine, miglior trucco e acconciature. Abbiamo Golda, Maestro, Oppenheimer, Povere Creature e La Società della Neve. Qua un pochino lo stesso per la miglior fotografia, nel senso che io tifo per Povere Creature, sotto tanti punti di vista, basti anche vedere tutto quello che hanno fatto a William Dafoe, però credo che se lo porterà a casa Oppenheimer, anche per tutto il trucco dietro a Robert Downey Jr. e via discorrendo, però staremo a vedere. Credo che sia un altro di quei premi che si porta un po' sulle spalle Oppenheimer. Let's see. Allora, miglior trucco. Non ha vinto Golda, non ha vinto Maestro, non ha vinto Oppenheimer, attenzione, attenzione, ha vinto Povere Creature, sono molto molto contento, molto molto contento. Oh, e alla fine ci sono state un po' di sorprese quest'anno. L'unico che mi sta veramente nel cuore però è il povero Scorsese, che con quel film della Madonna non ha vinto niente. Per quello almeno speravo nella Gladstone, perché almeno sarebbe stato quel contentino, invece niente. Insomma, dispiace parecchio. Andiamo a vedere quali sono state le grandi sorprese dell'edizione. Beh, da un certo punto di vista la miglior attrice protagonista, nel senso che appunto mi sarei aspettato la vittoria della Gladstone, invece ha vinto la Stone, il che comunque mi fa molto piacere perché ho adorato la sua performance. Miglior sonoro alla zona di interesse, a sto punto voglio veramente sentire che cosa hanno fatto, come l'hanno lavorato, insomma, questo film. E poi miglior trucco acconciature, appunto. Credo che queste tre siano state le grandi sorprese, almeno per me. Detto questo, contento per Christopher Nolan, contento anche per Lanthimos, perché comunque si è portato a casa un sacco di premi, cioè non proprio lui, però insomma la produzione di Povere Creature. Insomma, sono contento che alla fine quasi tutti abbiano avuto il loro piccolo contentino, o almeno comunque quelli più meritevoli, fatta eccezione per Killers. E infine mi fa anche piacere il trionfo del Giappone per migliori effetti visivi e per il film d'animazione. Quello veramente, sono veramente contento per la vittoria del ragazzo dell'Airone. Detto questo, ragazzi, questa reaction finisce qui. Fatemi sapere la vostra di questa edizione, anche perché appunto non l'ho vista, ho visto soltanto praticamente il discorso iniziale e basta, poi ho chiuso, sono andata a nanna. Quindi scrivetemi nei commenti se vi è soddisfatto, se vi è deluso, se è stata una noia, se siete stati tra i più coraggiosi a vederlo dall'inizio alla fine. Come al solito vi ricordo che qua sotto trovate tutti i vari link per i social e a questo punto noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!